che quello che sei non lo cambierei mai, neanche se fossi tu. Come il tempo a correr via, ma rimani con me. Non mi perdo neanche un solo attimo di all'ultima nota, questa di Rafael Gualazzi. Noi continuiamo qui in questo ultimo sabato di ottobre. Tra un po' arriva il Natale, dietro l'angolo, e io lo sento quasi, ne sento l'odore e comincio a vedere da lontano il bagliore. Invece più da vicino, qui vicino a noi, sento e vedo addirittura Mina e Adriano Celentano con la loro Acqua e Sale. Forte, la tua moto da motore che sento truccato, e va bene guida tu, che sei brava più di me, ed attendo che sia amore. Bene, con un colpo mi intrattieni e mi chiedi.
Grandissimo questo brano, grandissima voce e interpretazione di Mina e Adriano Celentano. Sono le 16.32, abbiamo consumato la prima mezz'ora di Fatti e Facezie, storie di ieri e di oggi e la musica di sempre. In voce Cosimo Puccillo vi dà il benvenuto, naturalmente, a chi si fosse connesso in questo momento, ma soprattutto do il benvenuto a chi si è connesso in questo momento da Facebook, perché siamo in diretta Facebook. Un saluto ai nostri internauti che stanno navigando e che ci stanno guardando. Vedo un sacco di pollici in alto, grazie per seguirci in questo momento. Naturalmente vi invito a seguire la diretta audio direttamente su www.crtradio.com, lì troverete Ascolta la diretta e potrete connettervi con questo live e quindi ascoltarci, non solo vedermi, anche perché non c'è un gran bel vedere, dobbiamo dire la verità. Allora, amici di Facebook e tutti, oggi è il 30 ottobre, l'ho detto anche prima, ma è l'ultimo giorno di che cosa? Dell'ora legale. Eh sì, terminata. Io un po' piango, devo dire la verità. Nella notte, infatti, tra oggi e domani si ritorna all'ora solare, quindi si ritorna, diciamo, all'inverno. Questa è proprio, come dire, la certezza che siamo ormai, che l'estate è finita, che ormai siamo in inverno. Ufficialmente alle 3 di questa notte si riporta l'orologio, le lancette, l'ora un'ora indietro, cioè alle 2. Quindi mi raccomando, puntate la vostra sveglia questa notte alle 3, andate a portare di un'ora indietro il vostro orologio. No, scherzavo, non fatelo, va bene anche domani, tanto potremo dormire un'ora in più. Infatti si può dormire un'ora in più, però avremo giornate più corte e quindi farà buio assolutamente più prima, diciamo così, la sera. Questa è una condizione che certamente impatta molto su quelli che sono i consumi elettrici e di gas, soprattutto in quest'ultimo periodo che ci sono stati diciamo degli aumenti, dei rincari straordinari per quest'ultimo trimestre dell'anno, quindi proprio come regalo di Natale ci hanno fatto, insomma, va bene. È però qualcosa che va avanti in Italia dal 1996, è un sistema che permette in effetti di sfruttare al meglio quelle che sono le ore diurne, soprattutto durante la bella stagione, chiaramente questa cosa potrebbe essere vantaggiosa. In verità però il Parlamento europeo ha approvato l'abolizione dell'obbligo per i vari paesi membri di passare da un'ora all'altra due volte all'anno, cioè ha detto decidete voi in buona sostanza, quindi ogni Stato avrebbe dovuto decidere autonomamente entro fine 2021 se adottare sempre l'ora legale o se adottare sempre l'ora solare. Se ne sono fregati tutti, nel senso che nessuno ha deciso un bel fico secco in realtà. Infatti nessuno dei paesi europei fino a questo momento ha legiferato in materia, in merito, e in pochi per la verità hanno anche manifestato la volontà di farlo o non farlo. L'Italia, parliamo dell'Italia, ad esempio, ha fatto in modo in qualche maniera di chiedere all'Europa di lasciare tutto com'è, cioè di cambiare l'orario due volte all'anno. Certamente ci sono anche dei problemi logistici, immaginate se l'Italia decide di abolire il passaggio, quindi sempre l'ora legale per esempio, e poi andiamo in Austria e magari loro invece cambiano, è possibile che superata la frontiera italiana si debba cambiare l'orologio, poi magari ci spostiamo in un altro paese e bisogna di nuovo ricambiare l'orologio, diventa un inferno, quindi questo certamente non è la soluzione. In effetti nessuno, insomma, finora ha deciso. Per la verità il governo Conte bis qualche tempo fa sembra abbia chiesto proprio a Bruxelles, quasi in maniera diretta, di lasciare le cose come stanno, quindi insomma teniamoci sta cosa di cambiare l'orario due volte all'anno. Insomma, ogni anno se ne parla, ma nessuna decisione viene presa in merito. Io dico la verità, a me personalmente l'idea di avere sempre l'ora legale, quindi stare con l'orologio diciamo un'ora avanti rispetto all'ora solare, beh insomma non mi dispiace, cioè che faccia buio un'oretta più tardi non mi dispiace affatto. Resta
una situazione chiara, cioè che noi stanotte dobbiamo portare le lancette dell'orologio di un'ora indietro, quindi domani almeno, magra consolazione, dormiremo un'oretta in più. Voi che ne pensate di questa storia degli orari? Se volete potete dirmelo digitando il 328 88 12 506, che è il numero WhatsApp che vi permetterà di raggiungere me qui in diretta negli studi di CRT Radio. E intanto rinnovo agli amici di interagire anche attraverso la chat, che è possibile utilizzare proprio sulla piattaforma Spreaker. Intanto ancora musica. A horrible liar. She couldn't spend one day alone, but she couldn't be satisfied. When you have everything, you have everything to lose. She made herself a bed of nails, and she's planning on putting it to use. But she had diamonds on inside. She had diamonds on inside. Light into the darkness, and a nasty world so shines a good deed. Make sure the fortune that you see is the fortune that you need. So tell me why first ask. You say and do not me follows you close behind. She had diamonds on inside. She had diamonds on inside. She wore diamonds on inside. Just